Oggi sceglieremo come moriremo su Rimworld. Sceglieremo le mod che metteremo nella prossima partita. E c'è una, allora, dato che volevamo fare la partita in stile medievale, c'è una mod specifica che blocca tutte le armi, tutte le tecnologie dall'industriale in su. E c'è una versione in beta, perché senza di questa non possiamo giocare il Rimworld medievale, perché sennò arrivano le armi e grazie al cazzo sono con la spadina là e questo mi spara col fucile a pompa. Ho messo tipo un bordello di mod, saranno tipo 130, non lo so, però sembrava andasse tutto bene. Nella console non veniva nessun problema, perché chi ha già giocato Rimworld e ha visto cosa vuol dire giocare con le mod, non avere scritte rosse sulla console quando carichi le mod è figo. Rimedieval, ok, c'è. E per la 1.2, in realtà è compatibile per la 1.3, ma vai a sapere come sono queste cose. Quindi facciamo una prova di una partita, indifferentemente cosa. Tavern Owner, Five Ardent Warriors, whatever, ok. C'è anche questo bioma Dark Forest, che serve tipo una foresta oscura della mod Medieval Overhaul, che sembra carina. Infatti io vorrei giocarci in questa. Mettiamoci qua per adesso. Unity Family, ok. Metti questo, va bene, start. Allora, quello che vorrei fare è giocare per un'oretta. Perché? Perché con le mod di solito i problemi vengono dopo. Tra l'altro la mod dell'integrazione è già caricata, quindi potreste anche già giocare voi con me. E ricordatevi che è una partita di prova. Guarda che figo sto bioma. C'è tipo i mega alberoni. Ok, quindi vediamo un po' se le ricerche. No, questo è un problema. Perché c'è l'elettricità? Ci sono le torrette. Ah, vedete la prosthetic, more linkables, brewing expanded, props. Vabbè, questo non è che ha senso. Artiglieria Sentry Gun. Ma non c'è un modo di togliere sta roba? Disable Mechanoid. Disable Search Tech Level. Ok, eccolo. Ok, sì, ok. C'è l'opzione. Yes. Ok. L'unica cosa che vorrei capire, però non so come farlo, se le altre fazioni hanno anche loro il livello di tecnologia ristretto. Solo un settlement di questa fazione? Sacrileg Hunters. Neutral. Proviamo con i cosi di sviluppatore. Sviluppatore. Ah, guarda, tutti con le alabarde. Roberto sarebbe fiero di noi. Execute ride with faction. Ok. No, eccolo, Sacrileg Hunters. Questo? Metti 1000 punti. No names in pool. Twitch client setup. Urca, iniziano già gli errori. Ah, ma sono amici questi. Boh, vabbè. Allora, vediamo un po' come sono equipaggiati. Che cazzo, ci sono i fucili. C'hanno i fucili questi. Che cazzo. In realtà, moschetti. Diciamo che sarebbe un tardo medioevo, se proprio vogliamo. Ci può anche stare, eh. Non vedo niente di strano. Synth Red. Il Synth Red, però. Diciamo che quello che potrebbe mancare è un qualcosa che blocchi tipo i materiali non medievali. Ecco, plasteel. Proviamo a spammare un altro raid. Che cazzo sono questi? Lord of Leredio. Perché hanno sta roba? Il burka. Oh no. Sono arrivati i talebani. Oh no. Eccolo, uranium. C'è anche l'uranium. Boh, oddio. Allora, possiamo anche interpretarla, che in realtà andrebbe anche bene, che questi materiali non si trovano naturalmente, come giusto, tipo il synth red, forse anche l'uranio, vuoi sapere, ma sono semplicemente lasciti di un'antica civiltà. E in questo DLC ci sono, adesso si possono trovare nelle varie mappe, tipo rimasugli di macchine, vecchie cose industriali, o insomma rovine generali di oggetti, veicoli, cose del genere. Quindi potrebbe essere che anche se c'è la mod che toglie le cose industriali, potremmo trovare comunque in giro ste rovine qua. Vorrei provare a giocare un pochino e vedere che tipi di errori vengono. 3DD too large. 3DD too large. Molto bene. Abbiamo già problemi con i thread? Ha sognato riguardo a un cervello in un vaso urca, in un vaso di vetro. Ma che cazzo? Allora, proviamo intanto, dato che siamo qua e possiamo farlo, proviamo un attimo la mod delle integrazioni. Ara, che figo, hanno messo un sacco di roba.
Puoi Oh, bello! Puoi modificare qua direttamente le cose. Molto figo. Bravi, bravi, bravi. Oh! Yes! Urca, Roberto. Perché Roberto ha già 2160 punti? What? Fleni, eccolo. Ti metto come questo. Ok. Ok, adesso la cosa del secolo. Abbiamo un'altra mod che si chiama Twitch Chat. Oddio, aspetta, devo configurarlo, quindi... Connesso! Channel Role Pier! Ok, Fleni, prova a scrivere qualcosa. Apri... What? Perché il cane? LOL! Oh. Allora, name tamed animals. No, remove link. Aha! Link to name. Eccolo. Prova ora. Yes! Sei! Funziona! Cazzo, che figo. Time to care. Possiamo lasciare 10. Ok. E poi vado su Roberto Grettini, faccio Twitch, link to name. Yeah! Così ora se parlate in chat, vi parlate tra di voi. Lol. E il culo! Molto bene. Ok, va. Giochiamo un po' così vediamo se compare qualche errore. Allora, Medieval Overhaul mette già di per sé agricoltura e cucina. Mette un sacco di roba. Quindi noi potremmo togliere Vanilla Expanded, la coltivazione e il cibo. Questo qua. Anche perché effettivamente filtrato per solo medievale non c'è molto. Ci sono le stew e c'è la salsa piccante e il ketchup che sicuro nel Medioevo non esistevano. Brewing. Ah, c'è anche qua brewing. Ok. Arbalestra, uballista e trabocco. Boh. Come si lanciavano gli oggetti? Buy, tipo... Esatto, bravo. Rices. Oddio, che figo, è arrivato qui. Geniale! Il drop pod con l'aliante. Allora, vediamo subito di togliere queste due mod. Fishing expanded possiamo tenere. Cooking expanded, questo possiamo togliere. Via e via. Brewing anche. C'era ancora... More linkables, che non aveva senso. More linkables. Vanilla... Armor Expanded. Probabilmente possiamo togliere anche questo perché la Medieval Overhaul c'ha già un sacco di... Mentre Weapons... Ah, se togliamo la Vanilla Weapon Expanded, in teoria dovrebbe andare via anche il Flintlock, questo qua. Quindi così dovremmo essere a posto. A pari il teniamo. Io uso la Combat Extended. La Combat Extended è carina, però ha troppe... incompatibilità con un sacco di mod. Allora, carichiamo la partita e vediamo se ci può stare. Allora, volevo vedere una cosa. Uccidiamolo forzatamente, così proprio duro. Le divinità hanno scelto il tuo sacrificio in onore della colonia. E proviamo già a cucinare, a bucerarlo. In teoria dovrebbe dare non solo carne, ma anche ossa, pelle e grasso, con cui possiamo fare diverse cose. What? No, dai! Dai, che dobbiamo testare, ma porca troia! Ok, va bene, a posto. Le divinità hanno risposto alla chiamata. Oddio, c'ho il sole in faccia. Madonna, quanta roba ci darà. Boom! Orca vacca! Grasso? Grasso? Oh, ora quanta carne! Che dà sto coso? Funziona tutto? Io direi che siamo pronti per iniziare una partita seria. Domenica 5 settembre potremo iniziare la partita definitiva. Quindi ragazzi, tenetevi liberi. No, di mattina. No, vabbè, facciamo domenica pomeriggio. Domenica 5 settembre pomeriggio verso le 3:30. Tenetevi liberi, vi saluto, vi ringrazio e ci vedremo prossimamente. Ciao!